Bella amici e amiche, come state? Devo comprare questa macchina. Non so se comprarla d'usa. O comprare un'altra. Allora, c'è un piccolo lavoretto, area di servizio parte 10. Questa macchina fa paura, io ne ho comprate due, sbagliando completamente perché ho comprato due macchine piccole e le macchine piccole vanno bene per i camioncini ma non per queste bestioline qua. Quindi boh, un po' sbagliato. Ok, alziamo. C'è ancora un po' di roba, devo dire la verità. Ah, per ogni camion, per ogni roba c'è la pala giusta, la gru giusta, è tutto giusto. Ok. Ok. È molto bello anche da dentro, raga. Faccio vedere da fuori. Tutto quello che si vuole, ma ci sta. Ok, io direi che ho preso tutto, ok? Non c'è più nulla, vediamo un attimo. Sì, praticamente non c'è più nulla. O si va lì con il rastrello e con la scopa, se no. Perfetto. Il trasporto deve essere fatto dove? Ok, un attimo. Su tutto. Ok, allora. Il prossimo viaggio andiamo qua. Perfetto. Quindi adesso andiamo sul camion. E dove devo portarli? Perché ho preso due lavori, ragazzi. Trasporto materiali sfusi. Ma dove vuoi che te li porto? Ah, li andiamo a vendere, li andiamo a vendere, li andiamo a vendere. Porca, uno è qui. E l'altro è qui. È un bel tocco, eh. Allora, io direi di fare un pezzettino, poi andiamo subito a fare quella parte del calcestruzzo, perché sennò qua ragazzi andiamo over tempo. Non va. Forse siamo overcarico, eh. Diciamo così che è un po' meglio. Allora, c'ho un problema di drift al pad. Ogni tanto da solo mi va a sinistra. Non so perché, non so per quando, non so perché non lo fa sempre.
Però la realtà è questa. Ho anche un altro pad, ma non c'ho voglia di alzarmi dal divano per prenderlo. La realtà, la dura realtà è questa. Ah, è quella parte che non c'è e sicuramente la dovrò fare io. Bene. Allora, perché mi vuoi fare per forza far benza? Vabbè, io te la faccio la benza, ma... Ah, forse per farmi girare. Allora, devo dire la verità, con lo snodo così... gira veramente di parecchio, eh? No! Ed è andata l'ora di... No, io credo di non riuscire a fare quel trofeo. No, non credo. Ci devo tentare, ma... È bello! Non c'è la strada! È bello lui che mi dice di andare di qua, il GPS. Però non c'è. Qui dovrò farla la strada. Ma ci sono tutti i cartelli. Facciamo una bella cosa, raga. Facciamo una bella cosa, eh? Ve lo dico io cosa fa Marco Drums. Che poi tra l'altro servirebbe anche questa roba qui, va. Come facciamo a immagazzinarla? Ho perso un bel po' di ghiaia. Sì. Ok, 12.000 li abbiamo fatti. Adesso andiamo solo a portare il camion, ragazzi, perché questo incarico lo facciamo dopo, eh? Oh! Ok, andiamo immediatamente sulla gru. Perché dobbiamo posizionare la parte sopra del tetto. Esattamente, io mi ero... innanzitutto non so se vi ho salutato, ragazzi. Se non vi ho salutato, ciao amici e amiche. E benvenuti e benvenute al decimo episodio di Area di Servizio Streamer City. Niente, questo non vuole entrare qua. Vabbè. A volte, ragazzi, io non mi faccio tante domande e se mi dice di andare lì, lo faccio andare lì. Vabbè. Probabilmente ci sono dei pannelli più grandi e quelli più piccoli, eh? Sono 27, raga. 27 pannelli che dobbiamo mettere. Secondo me no, secondo me è uguale, solo che non me l'ha preso. Vedete? Eppure sono uguali, eh? Boh. Dobbiamo prendere un altro. Di un'altra qualità. Adesso l'ha preso.
Bene, bene, bene. Mi era capitato solo una volta il bug e ho dovuto fare tutto il lavoro io e poi andare a farlo completare da computer. E vi devo dire, gira un po' perché non ho preso i soldi, quindi. Cioè, vedete ragazzi, io l'ho prestato praticamente sopra quello lì, però il gioco ha deciso che era di là. Cioè, io davvero senza questa gru qui non sapevo come finivo queste robe, perché sì, è vero che la gru è bella, devo dirvi la verità, su gomma, però. Niente ragazzi, io li posiziono lì, vedete come fa? Me li mette dove vuole lui. Incredibile. Ciao. Salutiamo il grandissimo Zane Boy. Visto che li stiamo mettendo un po' a zuwawa, quasi mettiamoli così si fa, drums, un po' a cavolini di Bruxelles. Secondo me la nostra Oli, bella Oli. Pian pianino, spostiamo. Il discorso sostanziale qui, raga, è che niente, lui vuole, decide di mettermelo di là. Niente, lo decide il gioco stavolta. Va così, va così. Ne ho messi 7. Non ci passa più, raga. Perfetto. Ok, qua ho visto che siamo riusciti a mettere il pannello dove volevamo. Sì, sono ancora tanti, eh. Vai, alza gru. Andiamo qua, dai. Così finiamo la parte.
qui è tutto da gettare. Io la pompa per calcestruzzo l'ho già piazzata. E questo va qui. Vado talmente veloce che... Qui sì. Ok. Iniziato la notte come al solito. Lì c'è la coda del calcestruzzo, eh. Ci dovrebbe lasciare l'altro corto e poi sono finiti quelli corti, eh? Dai! Gru lentissima, devo chiamare la Liber e dire che devono farmi le cose un po' più veloci. Ok. Vediamo l'ultimo pannellozzo, dai.
Ok, ragazzi. Andiamo a completare tra pochissimo con 6 pannelli tutta la parte. Credo che riusciamo a vedere nel video anche la gettata. E poi non lo so, sinceramente, siamo già al 90%. Secondo me poi è finito. Questo dovrebbe essere l'undicesimo video. Ok, dai, io l'ho messo qui, me l'ha messo dall'altra parte. A volte fa cose veramente incredibili. Qua è una specie di balaustra, insomma, no, una balaustra è un'altra cosa. È un punto dove la gente può andare a fumare, visto che non si può più fumare all'interno degli edifici, e per fortuna. Io comunque vi ricordo, amici e amiche, che ci sono un sacco di video sul mio canale, sia di Construction Simulator che di anche altri simulatori, anche quelli vecchi, Construction Simulator 3 io l'avevo comprato. Non ho tempo di fare tantissimi video, se no dovrei fare anche Flight Simulator. La Xbox Series X, che è molto bello. Escono troppi giochi e quei vari servizi di Plus, Premium e di Pass, Game Pass Ultimate. Ragazzi, devo dire la verità, più quelli che si comprano. Sto portando God of War sul canale, fantastico, guardate i video. È veramente veramente difficile. Cioè, bisogna avere giornate intere solo per giocare, non si riesce a. Guardate solo 11 video o 12 per fare l'area di servizio, ed è una delle tante. C'era anche il ponte, che era lunghissimo. C'erano tantissimi video sul mio canale di Construction, è bellissimo, ragazzi. L'ha preso anche mio amico Marco Pasca, Sharder Design, lo conoscete. E anche il mio amico Kevin dalla Germania, che lui mi dice tutte. Ah, io la cosa l'avevo comprata a rate, noleggiata, mi è appena scalato 2000, porca loca. Avevo aperto un altro contratto che quasi quasi andiamo a chiudere, cosa dite? Dai, facciamo qua, andiamo a chiudere quel contratto là, perché non mi è piaciuta la 2000 dollari, 2000 crediti di pala gommata, 2000 euro, 2000 Miti Coin. La richiamiamo Miti Coin. È vero, non ci avevo mai pensato. In questo gioco esistono i Miti Coin, i soldi di Marco Drums Games. Allora, ho 1.369.085 Miti Coin. Tra l'altro, probabilmente magari non lo sentite voi dal microfono, ma c'è il mio vicino di casa che sta usando una bella escavatore per fare i lavori, ed è una cosa fighissima. Adesso, finito di fare sto video, vado a vederli. Vado a vedere il mio vicino.
raga. Ultimo pannello. Andiamo a finire il lavoro di carico, così prendiamo altri soldi e non ne spendiamo in... Poi magari prima spostiamo la betoniera. La gru è onesta, lei alza e abbassa, si sposta a destra e a sinistra, su e giù, davanti e indietro. Non rompe le scatole la gru. Fa il suo lavoro, punto e basta. Bang. Ok, calcestruzzo, raga. Ah, io credo che la gru possiamo posizionarla anche di qua. Allora, il gameplay di questo gioco è bellissimo, raga, eh? Ok, la gru la posizioniamo qua, ok, così spostiamo il camion. Il nostro bel DAF, credo, sì, con la gru della cifra, con la betoniera della cifra. Ho fatto la manovra un po' sbagliata. Ah, sei serio? Ho fatto la manovra un bel po' sbagliata. Perfetto. Perfetto. Allora, andiamo qui. No, l'escavatore circolato. Andiamo dall'altra parte e consegniamo sta terra, eh? Gigantesca, però ce l'ho bisogno, eh? Devo comprare anche questa macchina qua, sinceramente. Mi metto di sto di fianco. E poi quando ci saranno i lavori, tipo, ho già visto un lavoro e fai la strada fino al ponte, se non abbiamo questa qui, non possiamo caricare il camion grosso, eh. No, visivamente rimane un po', però prima sto carico a me sembra un po' andato a male, eh? Vediamo un attimo sto lavoro, perché secondo me dov'è la riunione? Dov'è il tipo? Dov'è la riunione? La riunione?
c'è il tipo da qualche parte. Allora, vediamo un attimo, se questo è, riconsegniamo immediatamente la pala. Questa pala gommata la possiamo parcheggiare perché tanto non ce ne frega nulla. Questo asfalto lo parcheggiamo che non ce ne frega nulla. Questo qua lo parcheggiamo perché non ce ne frega nulla. Questo lo parcheggiamo perché non ce ne frega nulla. Questo lo parcheggiamo che non ce ne frega nulla. Questo lo parcheggiamo che non ce ne frega nulla. Questo lo parcheggiamo che non ce ne frega nulla. Questa asfaltatrice, l'escavatore lo parcheggiamo. Il cassone lo parcheggiamo. E l'asfaltatrice anche perché. Ok, quindi se questo io l'ho finito. Ah, è qua il tipo. Beh, insomma, non è proprio pulitissimo. Se lui è contento, stiamo a posto. Quanti soldini? Quanti soldini? Non lo so. Vabbè, non è il top. Almeno non ho 2000 2000 Bitcoin da spendere tutti i mesi, eh? Ok. Oh, ti tiri su o no? Ok. Ok, allora. Beton. Getta. No. Pompa per calcestruzzo. Stiamo arrivando ad avere una. Gettata a ventaglio. Ok, perché mi tocca dentro? Non devi girare, devi solo alzarti. È complicato comunque. Non devi cambiarvi una visuale gioco, per piacere. Davvero complicata sta macchina, ragazzi, comunque. Ho fatto anche un video tutorial, ma perché ho capito il procedimento, ma da realizzare. Poi cambia la visuale, non so perché. Ok.
almeno arriva un po' di... Io sto concentrando tantissimo, raga. Veramente incasinata sta macchina, vi dico la verità. Allora, non riusciamo a fare più di questo. No, 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 no. Cacchio. Ho sbagliato. E chiaramente non apre la tramoggia. Potevo spostarmi però, eh? No, aspetta un attimo, a sto punto. A sto punto, sposto punto, aspetta. Già che ho sbagliato. E già che ho sbagliato, eh? Andiamo a riparare il mezzo, perché qua tra un po' mi si rompe, ragazzi. Chi viene la botta? Chi viene la botta? 10.000! Di riparazione, amici. Ok. No, 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 sei serio, sei serio. Mi sono dimenticato di aprire la tramoggia.
dai, non mi devi cambiare la visuale, te l'ho già detto, gioco. Allora. Allora, amici miei, andiamo a fare qui. Ecco il nuovo riposizionamento, finito. Quanti soldi mi farei spendere progetto per... Costa un botto il calcetto, non avrei mai pensato. Costa 10.000 bitcoin e mi gira la visuale, madonna, ma programmatori, ma avete mai giocato con la visuale che vi si inverte tutte le volte? Smettetela lì, cambiate immediatamente questo aspetto del gioco che non è divertente. Dai, spenditi. Ah, secondo me ragazzi non riusciamo a... Devo riposizionarmi ancora. Credo di essere esteso tutto. Ma forse no. Perché non vai avanti? Allora, cioè poi spengo e va. Forse è il peso. Ma può essere il peso. Qualcuno di voi ragazzi che usa queste macchine mi può rispondere se queste cose strane le fa perché è il gioco o se è proprio il macchinario che per alzarsi avendo tutto questo peso ci mette un bel po' e bisogna fare le cose con calma. Io credo che sia anche per questo, Vedete queste cose che quando tento di andare un po' più in là tende sempre a cadere. No, no, no. Quanti soldi? Oh, sono 18.000 a coso, raga. Cioè, 18.000 a coso, a carico, eh. 18.000 a carico. E mi ha invertito la visuale, e ogni volta devo ricordarlo. Non posso gettare da 7 metri. Devo fare un po' più con calma, non gettare mirato perché sennò... C'è la coca? Siamo l'80%, sicuramente dovrò... spostarmi sia per questo che per l'altro. Qui perché sono troppo vicino. Ecco qua. Sono un po' troppo vicino qua.
Metti là invece perché sono troppo lontano. Ma qui dovrei riuscire a... tac, mi alzo e vado giù con la parte davanti, scusami. Ok, così si alza quella. Così si alza il davanti, perché non mi si abbassa? Esatto. No, così si... bravo, così. E adesso... si abbassi solo la parte davanti, invece no, non si abbassa solo la parte davanti. Forse sì, no. Cioè, sei serio che devo riposizionarmi per questo? Vabbè. Spostiamo il la beto, andiamo invece qui e non credo neanche di riuscire a finirlo perché siamo già a 48 minuti, ragazzi. Allora. Posizioniamoci. Ok. Posizioniamoci. Ragazzi, chiaramente come tutte le volte mi dimentico di aprire cosa. Posizioniamo la gru e ci vediamo al prossimo episodio con Streamer City, area di servizio. Qui ci saranno tanti bei negozi di videogiochi e di vendita di cose per PC. Ok ragazzi, quindi alla prossima. Però in superstrada, quindi non è in città. Ok, abbiamo posizionato e noi ci vediamo al prossimo episodio, quindi credo l'11 o 12, adesso devo vedere un attimo, con la mega costruzione del nostro della nostra area di servizio di Streaming City. Ciao, Marco Transgensiano, mi raccomando di seguire il mio canale YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Twitch. E di guardare la descrizione perché ci sono tutti i link di tutti i canali. Ciao amici, alla prossima!